Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, lunedì 24 luglio. Aspetta, chiamali. Chiamali forti. Polizia! Polizia! Tutti i bravi dietro il computer, se lo metti noi ti sono tutti uccisi da un culo, ti ammazzo. Te lo giuro. Ti fa tanto un no, basta, ti fai vedere la gente, un pagliaccio. Un pagliaccio ti sei. E chi ti dà ragione, sei più infamile, ti. Cazzo. Verme da merda. Dunque, in riferimento a quell'aggressione di Marco Macchietto Penso, detto Nanao, di sabato mattina, sto formalizzando la denuncia elencando sia la situazione di sabato, sia altre situazioni di cui sono stato a conoscenza, in cui alcune persone hanno dato soldi a questo Marco Marchetto perché gli ha fermati e gli ha chiesto i soldi, questi praticamente per paura di rappresaglie e di conseguenze gli hanno dati. Queste persone non sono andate a denunciare, ma le elenco nome, cognome e tanto di video con la dichiarazione che non vanno a denunciare perché hanno paura. In più, nella denuncia, mi dispiace un po' perché voi sapete che sono un sostenitore, sempre stato un sostenitore delle forze dell'ordine, ma questo vice ispettore in borghese che vede la situazione e si allontana, malgrado anche gli faccio un gesto come di segnargli la cosa, è una cosa veramente che mi ha lasciato allibito. Tra l'altro ci sono stati anziani, gente povera, c'è un vicino di casa che fa fatica a stare in piedi, si muove solo in bicicletta, si è fermato per dare supporto e questo è un poliziotto, ha totalmente ignorato la situazione, è una cosa veramente vergognosa. Comunque io scrivo oggettivamente quello che è successo, c'è il video che dimostra chiaramente quello che è successo, eccetera. Invito le persone che sono a conoscenza dei fatti di questo ragazzo di andare a denunciare. Non sono mosso da un motivo di vendetta, assolutamente. Ho 61 anni, ho già visto altre situazioni di altri ragazzi che avevano la stessa problematica. Sto ragazzo vive in un contesto dove comunque gli viene continuata a essere fornita la droga. Con la droga non è più gestibile, può fare qualsiasi cosa. I carabinieri poliziotti che sono intervenuti sabato, qualcuno di loro, in uno sfogo ovviamente, ha detto aspettiamo che ammazzi qualcuno per poterlo mettere via. È una cosa possibile questa? Ecco, io sto facendo, lo sto scrivendo, ci vuole un po' di tempo, ma penso già domani o dopodomani di formalizzarla, con l'elenco di tutte queste persone che mi hanno detto questa cosa, con i video, io giro con la body cam e ho le registrazioni, quindi invito... Se qualcuno ha qualche dubbio, veda bene perché quello che ha detto è registrato e invito le persone veramente a perdere 2 minuti, andare in commissariato dei carabinieri e denunciare chi è stato fermato, gli ha dato soldi per paura di soldi di rappresaglie, deve andarlo a dire. Chi ha avuto altre cose, chi è stato picchiato, chi ha conoscenza di altre cose, deve andare a dire. Non è una questione, ripeto, di vendetta, si tratta di cercare di portare sto ragazzo sulla retta via. Io conosco altre persone che a un certo punto dentro il tunnel della droga non uscivano, qui questo ragazzo qui dalla droga non uscirà mai. Se lui rimane in questo contesto la situazione solo peggiorerà. Se invece a un certo punto lui stesso cerca di prendere in mano la sua vita e magari entra su una comunità, forse ha la possibilità di uscire e di essere riabilitato. Quindi non stiamo facendo questo per una cattiveria, una forma di vendetta, ma è una questione di salvaguardia della comunità, ma anche nei suoi confronti. Quindi vi invito a fare la denuncia. Nelle scorse giornate il municipio è stato teatro di un evento un po' strano. Almeno in 2 occasioni, 2 volte in pochi giorni, ma forse sono di più,
L'intero personale è stato avvistato riunito all'aperto, sotto l'androne del palazzo. Inizialmente sembrava una protesta improvvisa o addirittura uno sciopero di massa. In realtà era solo tra virgolette, l'allarme antincendio del municipio, che aveva inopinatamente fatto scattare il suo inquietante suono, portando tutti i dipendenti a seguire il protocollo di evacuazione. E teniamo presente che in comune ci sono stanze con faldoni e documenti che riempiono gli spazi da terra a soffitto. Capite bene che c'è sempre un po' di preoccupazione. Dopo un'indagine accurata, descriviamo un po' dicendo accurata, il mistero è stato finalmente svelato. Nessun cortocircuito, nessun fumatore clandestino nella toilette. La colpa di questo scomodo allarme antincendio è stata imputata a cittadini smarriti in cerca dell'ufficio anagrafe. Disorientati e senza una guida umana a cui rivolgersi, hanno deciso di schiacciare il campanello dell'allarme credendo che fosse un modo per attirare l'attenzione del personale. Una situazione che porterebbe a sorridere per il malinteso. Invece, dietro questa strana vicenda si nasconde una questione molto più seria e rilevante: il declino dei servizi comunali a causa delle restrizioni di bilancio. Una volta presenti nel municipio, i gentili messi erano un baluardo dell'accoglienza, fornendo assistenza a chi ne aveva bisogno. Questo ruolo non solo facilitava l'accesso ai servizi, ma permetteva anche di controllare le intenzioni dei visitatori, garantendo la sicurezza generale. Una possibile soluzione potrebbe essere l'introduzione di una vigilanza affidata magari a una cooperativa. Ma anche qui sorge una domanda: perché limitarsi solo al municipio? I bagni pubblici sembrano soffrire dello stesso problema, dimostrando che la presenza umana resta ancora insostituibile nonostante l'avanzare dell'intelligenza artificiale. Perché quando il campanello dell'allarme antincendio viene suonato perché scambiato per un campanello, significa che il vero allarme è che serve una persona competente all'ingresso. Si è parlato di isole ecologiche all'ultimo Consiglio Comunale grazie a un'interrogazione presentata dal consigliere Marco Veronese, alla quale ha risposto direttamente il sindaco Armelao. Il Comune ha chiesto a Veritas che venga fatta una mappatura del territorio comunale in cui sia indicata la posizione dei cassonetti. Attualmente la stessa non esiste. È noto comunque che ci sono aree sprovviste di cassonetti e altre in cui il numero degli stessi è insufficiente. Il nuovo regolamento di bacino in tema di gestione rifiuti prevederà che ogni iniziativa a riguardo abbia nulla osta dei settori urbanistica, lavori pubblici e polizia locale, in modo che il servizio venga erogato nel modo migliore possibile, mentre la nuova direttiva di ARERA prevede nuovi parametri ricavati dalla misurazione del riempimento e dello svuotamento dei cassonetti, parametri che andranno quindi a regolarizzare il sistema. Verranno quindi valutati il numero e tipo di cassonetti, l'area in cui saranno posizionati, oltre all'applicazione di un sistema che permetterà il controllo sempre più digitalizzato del conferimento dei rifiuti. Il sindaco ha reso noto di aver convocato un incontro tecnico interno al comune tra i settori ambiente e lavori pubblici, in modo da impostare una pianificazione di lavoro e la necessità di eventuali permessi urbanistici. Per quanto riguarda il nuovo progetto del lungomare per le isole ecologiche, verrà valutata anche la possibilità di inserire delle ecostazioni interrate, anche al fine di ottenere un maggior decoro della zona data la sua vocazione turistica. Si sta valutando anche la possibilità di organizzare nuovi incontri con Veritas per pensare all'ipotesi della modifica del servizio con la variante porta a porta, in modo da eliminare almeno parzialmente il problema delle isole ecologiche, in particolar modo in alcune zone del territorio comunale, soprattutto nel centro storico della città. Il sindaco ha ribadito che qualsiasi scelta che andrà fatta dovrà comunque essere economicamente sostenibile. Armelao ha riportato l'attenzione sui rifiuti ingombranti che vengono abbandonati nell'ambiente, sollecitando chi attua questa pratica a portare all'ecocentro ciò che deve essere gettato, tutelando così ambiente ed ecologia urbano. Il consigliere Veronese ha ricordato che il servizio porta a porta nel centro storico era già stato utilizzato a suo tempo, ma poi si era tornati all'utilizzo dei cassonetti.
Le giostrine alla scuola dell'infanzia di Calino dovevano essere pronte ancora questa primavera e fruibili dai bambini, ha lamentato durante l'ultimo consiglio comunale la consigliera di Obiettivo Chioggia, Alessandra Penzo, supponendo il loro dirottamento verso la frazione di Sant'Anna in base alle discussioni che si erano tenute precedentemente e chiedendo quando gli stessi arredi volti allo svago sarebbero stati consegnati a Calino, auspicando il loro possibile utilizzo alla ripresa del prossimo anno scolastico. All'interpellanza presentata dalla Penzo ha risposto l'assessore Serena De Perini, la quale ha seguito personalmente la questione facendo un sopralluogo alla scuola accompagnata da un insegnante, confrontandosi con i desiderata della scuola e degli stessi bambini. Grazie al contributo di un privato, ha reso noto l'assessore, le giostrine sono già state ordinate a un'azienda che ha assicurato la consegna entro i primi 10 giorni di agosto, confermando che sono in lavorazione anche per quanto riguarda la presentazione delle certificazioni necessarie. La consigliera, che si aspettava una risposta dall'assessore Mancin da lei interpellato, ha ringraziato dell'interessamento l'assessore De Perini, sottolineando che la sensibilità femminile a volte porta ad agire e muoversi in maniera tempestiva. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga, il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. Sono in compagnia di Giovanni Franzoso, presidente del comitato Fiera Acri di Boccassette, 34esima edizione tra l'altro non da poco, per festeggiare il santo patrono della frazione di Portatolle, Boccassette, appunto San Giacomo Apostolo. Però da pochi anni, mi dicevi, la chiamate anche Fiera del Mare, raccontaci un po' perché. Sì, la chiamiamo Fiera del Mare perché il nostro obiettivo, le nostre premesse sono comunque di e valorizzare i nostri prodotti tipici anche arrivando a chilometro zero. Qual è il programma di questa edizione della fiera? Allora, quest'anno, Giovanni, noi abbiamo deciso di intanto premetto che iniziamo venerdì 28 e quest'anno gli eventi saranno molto concisi, cioè abbiamo deciso di dare una mano, perché tramite il Covid e tutto quello che è successo, a quei gruppi locali, come loro hanno dato una mano a noi quando abbiamo avuto bisogno di loro, che c'è un rapporto bellissimo con i gruppi, noi abbiamo deciso quest'anno di appoggiarsi a gruppi locali. Infatti già dal venerdì sera inizieremo con gli eventi modesti, gruppo famosissimo, ragazzi, certo, DJ che sono qua del luogo. Sabato abbiamo gli Angels, domenica, oltre ad avere Tex con i suoi Strambiforte, ecco, alle 9 di sera per iniziare la serata in compagnia come aperitivo, poi alle 11 proseguiremo con Elvis. Alla voce all'ombre Laura, alla batteria Enea Passarella, Enea Alessio Trappella, Alessio il basso, Omar Barbierato. Il clou, quindi il finale, il lunedì. Il finale abbiamo il nostro amico, ormai avrà la cittadinanza onoraria, Andrea Iano. Sarà il piatto di punta da assolutamente assaggiare quando verranno a Boccassette la sagra. Allora, a parte i nostri spaghetti con le vongole di mare, o le vivarasse, o i lupini, chiamiamole con, certo, già smusciati. Quest'anno abbiamo ripreso tutto il menù alla vecchia maniera. Comunque c'è una sorpresa quest'anno, non ve lo dico, ve ne accorgerete quando venite, insomma. Ecco, già dalla prima serata? Già dalla prima serata. Ma a livello culinario? A livello culinario. Noi quest'anno abbiamo deciso di fare prevenzione, infatti sui nostri cartelloni pubblicitari c'è proprio scritto che abbiamo fatto prevenzione, è più di un mese che facciamo prevenzione sugli zanzari. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire da oggi pomeriggio con l'aumento delle probabilità di rovesce temporali, a partire dalle zone montane e pedemontane per poi estendersi anche ad alcune zone della pianura verso sera. Per domani, martedì 25 luglio, sono attese fasi di instabilità con rovesce temporali sparsi o a tratti diffusi, e potranno verificarsi anche fenomeni intensi, associati a forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'agenzia Venice Water Link, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 24 luglio, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!